Buongiorno e bentrovati all'appuntamento di giovedì 17 settembre con Mattino 6, la nostra tradizionale consueta rassegna stampa con la lettura dei quotidiani partendo dalle pagine... Nazionali per poi eh, nella seconda parte eh, leggere insieme le pagine delle cronache eh, regionali e provinciali. Avremo anche un'ampia pagina sportiva perché eh, quella di ieri è stata una giornata importante in Serie D: con un turno infrasettimanale di eh, campionato. Un turno che non ha sorriso eh, moltissimo alle formazioni abruzzesi, vedremo comunque. In seguito, quello che è accaduto e anche alcuni servizi delle partite più significative. Ma andiamo per ordine. Iniziamo con il santo del giorno che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica il 17 settembre. Si tratta di San Roberto Bellarmino, protettore degli avvocati, dei canonisti e catechisti. San Roberto Bellarmino nacque a Montepulciano il 4 ottobre del 1542. Da Cinzia Cervini, sorella del Papa Marcello II e da Vincenzo Bellarmino, affezionato alle cose di Dio, amava poco i trastulli infantili, ripeteva ai fratellini le prediche udite e spiegava ai contadinelli i primi elementi del catechismo. Fatta con angelico fervore la sua prima comunione prese contro l'uso di quel tempo a comunicarsi ogni domenica con edificazione di tutti. Iniziati gli studi mostrò subito la sua straordinaria acutezza e penetrazione d'ingegno accoppiata ad una insaziabile avidità di imparare, poiché suo padre che intendeva farne un compito gentiluomo volle che aggiungesse allo studio delle lettere, anche l'arte del canto e della musica, egli ingenuamente sostituiva con parole sacre qualunque verso lubrico che incontrasse, ripetendo. Con franchezza a chi si meravigliava, la mia voce non si presta a cantare cose che non siano pure. E poi, nel, col passare degli anni, il noviziato e dopo. Lo stesso noviziato nel 1561 si trasferì per il corso di filosofia al Collegio Romano, nel 1567 andò a Padova per gli studi di teologia, durante i quali predicò a Venezia e a Genova. Pochi anni dopo fu inviato nell'Università di Lovanio, dove fu professore nel 1570. Fu ordinato sacerdote dal vescovo Cornelius e celebrò la sua prima messa. Gregorio XIII aveva deciso che nel Collegio Romano si istituisse una cattedra di caratteristica carattere polemico per difendere dagli assalti degli avversari la verità della fede e per questa fu prescelto Roberto, Roberto che poi nel 1621 abbandonato l'appartamento cardinalizio, si ritirò nella casa del noviziato di Sant'Andrea ehm, il 17 settembre del 1621 eh, morì e Pio XI lo dichiarò dottore della Chiesa San Roberto Bellarmino, protettore di avvocati, canonisti e catechisti. Apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine del Quotidiano Il Centro nelle sue quattro edizioni provinciali. Iniziamo con l'edizione di Pescara che eh, parla nella sua prima pagina della situazione di degrado che eh, c'è in centro città. Eh, vedete centro città ridotto a latrina. Pescara ha bisogno ovunque ubriachi, 300 firme di protesta. La fotonotizia riguarda eh, ieri l'interrogatorio avvenuto eh, presso il Tribunale di Pescara del presunto omicida del pensionato di Penne. Eh, Gianmarino che eh, è stato trovato privo di vita, era stato trovato eh, privo di vita domenica scorsa intorno alle 8 nella sua casa proprio nel centro di Penne, eh, resta in carcere eh, come vedete in questo, eh, eh, in questo sommario della fotonotizia resta in carcere l'uomo accusato del delitto, lui nega ma il giudice dice l'ha ucciso con eh, crudeltà, vedete nella foto proprio Mirko Giancaterino il 36enne all'uscita dal eh, tribunale e poi nelle cronache arresto lampo a Penne eh, per un'altra vicenda in questo caso picchia agenti e infermieri ma è subito libero e poi a Pescara, Pescara e Teramo si sì, contendono il superchirurgo, si tratta del radiologo interventista Vincenzo di Egidio e poi paura Francavilla donna aggredita e rapinata in pieno centro lasciamo l'edizione di Pescara del eh, quotidiano Il Centro tra qualche secondo andremo a vedere i titoli che riguardano l'edizione eh, di eh, Chieti eh, Lanciano Vasto, poi vedremo l'edizione di Teramo, infine chiuderemo con l'edizione del eh, Centro dell'Aquila. Ancora qualche secondo per permettere al nostro eh, iPad di eh, collegarsi eh, dicevamo della giornata calcistica quella eh, di ieri in serie D a proposito eh, del dell'edizione di eh, Chieti eh, del eh, centro vi diciamo subito che c'è stata eh, ieri a fermo una sconfitta per la formazione eh, nero-verde che è stata battuta per 2-1 dalla fermana allora in attesa che, eh, di poter leggere la prima pagina dell'edizione del Centro di Chieti, andiamo al Messaggero, vediamo la prima pagina del quotidiano romano e iniziamo a leggere le pagine interne e poi torneremo alle edizioni del Centro. Messaggero, prima pagina, Giubileo, opere a rischio, caos, il decreto di Palazzo Chigi non consente deroghe al codice degli appalti come per l'Expo, il faro dell'anticorruzione sui lavori superiori al milione, Marino, l'esecutivo deve aiutarci, e poi il calcio, eh, Champions League, 1 a 1, ok al debutto la Roma, Florenzi un gol da 50 metri, Roma alla pari con il Barça e poi la vicenda migranti, Ungheria guerriglia con i migranti, identificazioni e scontro fra Italia e Unione Europea, la Croazia apre ai profughi e poi riforme in aula, parliamo di eh, politica interna, sia il governo che le opposizioni dicono una forzatura. Andiamo alle pagine interne, pagina 2, caso giubileo faro dell'anticorruzione che dice che un appalto su due rischia di saltare e poi in basso lungo Tevere tram e bagni pubblici ecco la lista degli interventi bloccati siamo ovviamente a Roma allarme in Campidoglio per i tempi Marino dice il sindaco della capitale il governo dovrà intervenire e poi eh, sotto c'è anche un intervento del prefetto eh, Gabrielli che dice basta con il 5% alle COP Proseguiamo, pagina 5, blitz sulle riforme, primo sin Senato, da oggi in aula, via libera con 77 voti di scarto all'accelerazione. Ok, anche dalla sinistra le opposizioni protestano e dicono una forzatura Bersani, nessun complotto per silurare il governo, ma il disegno di legge resta inaccettabile, la minoranza potrebbe disertare la direzione. E poi si fanno i conti eh, proprio per eh, vedere quanti voti eh, il governo potrebbe ottenere. Quota 167, i voti per la salvezza, corsa dei responsabili ad offrirsi, parliamo ovviamente in questo caso del eh, Senato, eh, vedete nella foto il Presidente del Senato, Pietro Grasso, perché al Senato i numeri del governo sono sicuramente più risicati di quelli della Camera pagina 7 ancora politica interna Renzi voglio un voto nel PD per dire no ad altri governi il leader in direzione chiederà l'impegno formale a non sostenere esecutivi diversi e avverte se fanno scherzi un articolo unico che abolisce del tutto il Senato e dritti alle urne e chissà a chi possa convenire oggi andare a a votare e poi via libera eh, dem in vigilanza alla stretta sui talk show e dunque si parla anche di informazione e di questa ehm, importante iniziativa che eh, dovrebbe approdare in vigilanza. Proseguiamo, siamo a pagina 9 del Messaggero, Cronaca Nazionale, Economia Paduan, via La Tasi, anche agli inquilini. Il ministro la totale cancellazione dice del tributo sull'abitazione principale, riguarderà anche la quota a carico degli affittuari. Pensioni, ritoccare la legge Fornero sarebbe troppo costoso, ma resta lo studio, una nuova salvaguardia per gli esodati. E poi c'è Confindustria che dice sulla crescita il clima sta cambiando. In basso anche l'Ocse rivede le stime sull'Italia, bene il lavoro, il PIL crescerà dello 0,7%, dunque segno più per la crescita del PIL in Italia dopo anni di segno meno. Pagina 11. Stretta sugli acquisti. Tocca ai comuni in vigore dal 1 novembre prossimo le norme che obbligano le amministrazioni a consorziarsi per risparmiare sui costi, ma quella per la centralizzazione delle gare è una corsa ad ostacoli complicata da resistenze e tanti ricorsi giudiziari. E poi riforma della pubblica amministrazione, in arrivo i primi decreti antiburocrazia. Vedete nella foto il ministro Madia. Parte il conto, alla rovescia in Consiglio dei ministri. A ottobre una tranche di decreti attuativi. Ancora avanti, pagina 12, siamo alla vicenda dei migranti. Ungheria, scontri al confine, 300 feriti, eh, migranti in Croazia per aggirare il muro. Il muro che sta costruendo proprio il paese maggiaro, ONU Europa contro Budapest per le brutalità della polizia, Mattarella, Presidente della Repubblica, dice sì agli hotspot, ma insieme con gli altri interventi. E poi farà l'allenatore di calcio in Spagna, il padre sgambettato dalla giornalista, ricorderete eh, questa vicenda accaduta eh, proprio in Ungheria, dove eh, questo... Questa persona, questo migrante è stato sgambettato da una giornalista ungherese. C'è questa storia che viene raccontata dal messaggero. E poi il malumore dei par parroci dell'Est. Accogliere qui c'è diffidenza e dunque eh, ci sono appelli eh, contrastanti proprio sull'accoglienza e anche sui numeri soprattutto di questa accoglienza. Pagina 13: Roma promette tre centri subito, ma con l'Unione Europea e braccio di ferro, i primi. Operativi Lampedusa, Pozzallo e Porto Empedocle, tutti in Sicilia. Entro settembre l'Italia torna a chiedere una immediata ridistribuzione dei richiedenti asilo. Vedete poi in questa cartina la uh, situazione eh, per quanto riguarda i migranti eh, proprio in Europa. E poi in basso quest'altro titolo che riguarda il blocco degli austriaci che è già finito: al Brennero restano pochi profughi. Ancora avanti, pagina 16 del, 15 scusate, del Messaggero si parla delle Olimpiadi del 2024. Quattro rivali per Roma che ha eh, già avanzato la sua candidatura. Formalizzate le candidature in campo anche Parigi, Amburgo, Budapest e Los Angeles. Back del CIO dice: Tutte città altamente qualificate. Vedete che eh, in questo articolo ci sono eh, degli specchietti che riguardano. Proprio eh, le città antagoniste mh, di Roma e i pro e i contro per ogni città. E poi in basso l'intervista all'ex olimpionica Sara Simeoni che dice: Dobbiamo crederci di più, basta farci problemi da soli. Proseguiamo, pagina 17. Siria, alleanza mondiale contro l'Isis: trattativa fra Stati Uniti e Russia per concordare un'offensiva militare comune, possibile un incontro fra Putin e Obama. La Francia dice partiremo con i raid aerei nelle prossime settimane, l'Australia lancia i primi attacchi, Assad, ma io non me ne vado, dice il eh, presidente siriano. E poi in basso c'è questa indiscrezione, eh, Obama ingannato dai militari, dossier manipolati sui giadaisti, si legge in questo articolo: il Comando Centrale ha mentito per mesi sui risultati della guerra al Califfato, successi inesistenti in Siria ed Iraq. Chissà cosa eh, avrà pensato il presidente Obama. E poi, eh, strage di mormoni: siamo eh, negli Stati Uniti, ma per eh, un'altra eh, vicenda, strage di mormoni negli Utah eh, uccisi dal divieto di sentire la radio ignorano l'allerta meteo perché la loro religione proibisce le comunicazioni morti anche 13 bambini vedete eh, questa foto questa notizia eh, drammatica che arriva proprio dagli Stati Uniti siamo alle cronache italiane fumo arriva la stretta photoshock sui pacchetti no in auto con i bimbi il ministero lancia la campagna antitabacco ma che sei scemo in crescita la dipendenza, la prima sigaretta viene accesa a 11 anni, vedete, eh, avete visto e vediamo da questo titolo quello che mh, sarà scritto proprio sui pacchetti eh, di eh, sigaretta perché c'è questo allarme, infatti ancora in crescita il fumo fra le donne e anche fra i più giovani. E poi si parla di scuola nel, nell'articolo di Spalla, nella riforma, infatti non c'è nessuna teoria gender, dice il ministro Giannini. Pagina 19, cronaca sempre dall'Italia, furti in casa e rapine, pene più severe, la riforma del processo penale, previsti più anni di carcere anche per il voto di scambio, resta il nodo intercettazioni, salgono i termini entro cui i PM devono chiedere il rinvio a giudizio Moral suasion del Quirinale, eh, ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ancora contraria. Ancora cronaca in basso, sfigurato dalla coppia dell'acido in aula. Voglio vedere in faccia chi mi aggredì. Milano, lo studente colpito per errore, fissa il fidanzato di eh, Martina. Ricorderete la vicenda di questi due eh, ragazzi che sono in carcere e che da poco sono diventati eh, genitori. Siamo alle pagine dell'economia del messaggero. Eh, si parla di auto eh, Fiat. Chrysler um, Automobile, in tesa lampo con il sindacato negli Stati Uniti, in sole 19 ore Marchionne si accorda uh, con i sindacati americani sul contratto. Ora tocca Ford e General Motor uh, che si muoveranno entro lo stesso schema. Vedete nella foto la stretta di mano tra Sergio Marchionne e Dennis Williams, presidente del sindacato americano, rinsaldato il rapporto con l'organizzazione dei lavoratori, il manager vuole la fusione del secolo per andare... Al vertice e da Fiat, dall'Italia che guarda avanti e riapre la storica scuola di volo. Ancora avanti, pagina 21 dal Messaggero. Banche, arrivano le pagelle della Banca Centrale Europeo. Europea. Oggi gli istituti dovrebbero ricevere gli esiti provvisori delle valutazioni prudenziali fatte e gli indici di capitale. Ieri mattina Gross Pietro e Castelbarco non avevano novità, anche i francesi in allerta chiedono limature sul capitale. E poi prosegue eh, l'acquisto di eh, stranieri: eh, gli acquisti degli stranieri in Italia, perché il Qatar si compra anche eh, l'Excelsior, il Westin Excelsior, in Via Veneto a Roma che vedete nella foto, nuovo acquisto per 222 milioni della famiglia reale in portafoglio hotel di lusso, immobili e la Maison di eh, Valentino. E dunque con le pagine dell'economia noi lasciamo il messaggero, abbiamo dato uno sguardo ai eh, titoli eh, che riguardano proprio la cronaca eh, nazionale eh, vi ho detto, vi dicevo proprio in apertura che nella seconda parte avremo anche un'importante eh, pagina sportiva. Vi dovevamo eh, le prime pagine delle altre edizioni del centro dopo aver visto quella di Pescare. Dunque andiamo a vedere eh, la pagina principale dell'edizione del centro di Chieti Lanciano Vasto, eccola qui, donna rapinata in centro, Francavilla aggredita da due giovani in fuga con l'orologio. E poi vi dicevo lo sport Serie D ieri giornata di campionato. Il Chieti Cade a fermo per quanto riguarda la serie B, eh, Virtus Lanciano deferita la formazione rossonera rischia la penalizzazione. Poi nelle cronache arresti a Lanciano furti d'auto in Abruzzo è facile rubare. Poi a Chieti studentato la soluzione attesa per fine mese e ha sempre a Chieti Metti a Vicentini. Nuovo edificio nell'ex caserma. Ieri c'è stato. Un sopralluogo alla Berardi e poi una super vendemmia. Il caldo aiuta a migliorare la qualità. Segnali positivi da Tollo. A proposito di caldo, tra poco avremo l'attesa pagina del Meteo con il nostro Giovanni De Palma. Perché oggi fa davvero caldo. Siamo alla prima pagina del centro edizione di eh, Teramo, anche in questo caso andiamo a vedere quali sono i titoli trattati nella prima pagina. Arrivano tre nuove aziende, Castellalto, chiedono di insediarsi nell'autoporto, poi Gratte Vinci, super fortunato, la foto della prima pagina, Colpo Grosso a Pineto, vinto mezzo milione di euro ed è subito partita la caccia al eh, vincitore Martin Sicuro, imprenditore arrestato per spaccio e poi Teramo, rogo in chiesa forse è stata una ritorsione e poi a Teramo si parla di sanità Almazzini, macchina bis, anticancro e noi chiudiamo con le prime pagine del quotidiano Il Centro andando a vedere proprio la prima pagina dell'edizione di Avezzano e eh, Sulmona per vedere... Dunque eh, qual è, eh, quali sono i titoli in questo caso che riguardano proprio l'edizione aquilana del quotidiano d'Abruzzo? Si parla anche in questo caso di lavoro, lavoro però con la ricostruzione, l'Aquila primi 86 posti su 111 per il disbrigo delle pratiche. E poi a Sulmona, Ovidio con la corona di agli in testa, il caso in eh, tribunale, udienza prevista in tribunale proprio a Sulmona a fine mese. Poi le cronache, Avezzano ferite sul corpo della cantante eh, rinvenuta eh, priva di vita in casa, scatta l'inchiesta, taglia cozzo folla e applausi per l'addio al buttafuori, ricorderete l'omicidio proprio eh, della settimana scorsa, e all'Aquila asili lunghe file per il ritiro dei buoni pasto. Allora siamo giunti alle 7 e 20 eh, minuti e mai come questa volta con puntualità quasi svizzera possiamo... Aprire la pagina dedicata al meteo, più che mai importante eh, in questi giorni in cui fa eh, davvero molto, molto caldo. Io eh, do il buongiorno al nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Giovanni, questa mattina, correggimi se sbaglio, credo di non aver visto male, ma alle 6 di questa mattina il termometro di Piazza Salotto a Pescara segnava 31 gradi, alle 6 di mattina. Che cosa sta succedendo? Non hai, non hai visto male perché eh, il caldo c'è ed è provocato dall'arrivo di masse d'aria molto calda provenienti dall'entroterra algerino che poi... Dalle nostre parti, eh, l'effetto si amplifica soprattutto per il, il eh, cosiddetto garbino che soffre in maniera impetuosa sulle zone montuose sul versante orientale e eh, provoca un ulteriore riscaldamento, un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto sui versanti, sul versante orientale della nostra regione. E questa sarà la caratteristica eh, principale della situazione meteorologica attuale, soprattutto nelle prossime ore, ma anche per la giornata di domani perché la nostra penisola è interessata, ripeto, da un discreto afflusso di massa d'aria molto calda di origine subtropicale, quindi proveniente dalle regioni dell'Africa nord-occidentale, favorita dall'azione di una vasta circolazione depressionaria in azione tra le isole britanniche e la penisola scandinava. Questa, questa depressione tende a favorisce la risalita, la rimonta del, di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana e anche la risalita di masse d'aria molto calda. Poi sulla nostra regione, ovviamente con il sud -ovest, con i venti da sudovest, con i venti di, di Beccio, eh, sul versante orientale in particolar modo le temperature aumentano eh, decisamente di più rispetto a ciò che, si verifica, ciò che eh, si verifica sul versante occidentale della nostra regione. Quindi nelle prossime ore è lecito attendersi temperature molto elevate. Eh, probabilmente si sì, raggiungeranno i 37-39 gradi, soprattutto eh, nelle principali valli della nostra regione, quindi nella Val Vomano, la Val di Sangro, la Val Pescara, ma localmente anche lungo la fascia costiera, soprattutto in caso eh, di un'ulteriore intensificazione del garbino. Quindi, con il vento, il vento caldo, insomma, le temperature eh, elevate potranno estendersi anche verso la fascia costiera. Quindi, questa. È una situazione da monitorare. Ci saranno forti raffiche di vento, attenzione, soprattutto sulle zone montuose, ma anche sul versante orientale. Annuvolamenti interesseranno la nostra regione, comunque, eh, risultando più compatti localmente sulle zone montuose e sul settore occidentale. Ma il cielo, comunque, laddove sarà mh, sgombro da nubi, sarà offuscato dalla presenza di sabbia. Ehm, africana presente in sospensione quindi ci sarà un cielo biancastro, lattiginoso quindi comunque una situazione eh, particolare questa e quanto durerà Paolo? Probabilmente fino alle prime ore di sabato perché poi il promontorio di alta pressione di matrice nordafricana tenderà ad essere eh, demolito e soprattutto si sposterà verso l'Europa orientale a favore dell'arrivo di correnti atlantiche, decisamente più fresche, però attenzione, più umide e ovviamente caratterizzate da, eh, da mh, un probabile deciso peggioramento del tempo. Questa, questa perturbazione attesa tra sabato e domenica favorirà un deciso peggioramento del tempo sulla nostra regione, attenzione perché con l'elevato contrasto termico ovviamente perché ci saranno temperature molto elevate e i tassi di umidità in aumento sul, diciamo, sulle regioni centro-meridionali è lecito attendersi comunque eh, fenomeni di forte intensità tra sabato e domenica. Poi le temperature massime, tenderanno a diminuire anche di 12-15 gradi rispetto ai valori che si registreranno nelle prossime ore, in particolar modo sul settore orientale, quindi ci sarà questo, questo sbalzo di temperatura, ma anche, attenzione, fenomeni di forte intensità, ma di questa situazione, cioè, ovvero il peggioramento tra sabato e domenica, ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti, Paolo. Grazie, grazie Giovanni, eh, sei stato davvero esaustivo perché ci hai anche spiegato quello che accadrà nel fine settimana col peggioramento e l'abbassamento delle temperature. Dunque, situazione più che mai da seguire e da monitorare. Grazie Giovanni, buon lavoro con te. L'appuntamento ovviamente per domani, sempre alle 7.20 nel corso di Mattino 6. Buona giornata. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma e dunque eh, bisognerà continuare a seguire l'evolversi della situazione. Oggi eh, previsti, come abbiamo ascoltato, picchi vicini quasi. Ai 40 gradi, ma per saperne di più c'è anche il sito www.abruzzometeo.org, eccolo puntualmente inquadrato dove possiamo davvero restare aggiornati minuto dopo minuto per la situazione e l'evolversi del meteo. E poi c'è la pagina Facebook del nostro meteorologo Giovanni De Palma, un utile strumento anche per interagire, per eh, avere un quadro ancora più completo della situazione meteorologica nella nostra regione. Chiudiamo la parentesi relativa al. Alla... Meteo, e prima di fermarci per qualche istante possiamo andare a dare uno sguardo insieme alle pagine di cronaca nazionale del quotidiano Il Centro. Pagina 2 si parla dei profughi, della crisi in Europa e dell'immigrazione. I profughi che sfondano il muro, eh, 300 feriti, tutto questo in Ungheria al confine, migranti respinti con i cannoni ad acqua. Sdegno all'ONU e a Strasburgo, illegittimo l'uso di della forza, vedete le immagini che arrivano proprio dall'Ungheria e poi tutti in Sicilia i cinque hotspot per l'accoglienza, abbiamo visto anche dalle pagine del messaggero questi nuovi eh, insediamenti proprio eh, che eh, serviranno per eh, accogliere questi immigrati e poi in marcia nei boschi zeppi di mine sui sentieri 51.000 ordigni della guerra d'indipendenza croata, dunque ci sono le anche le ONG in allarme eh, per, eh, perché questi eh, migranti potrebbero eh, correre il rischio proprio su questi sentieri in, nella zona croata dove negli anni scorsi eh, ci sono stati Ehm, conflitti eh, regionali pagina 3, notte di dolore e speranze al valico con la Serbia usati gas sui nostri figli ad Orgos tra i rifugiati accampati e le famiglie in cammino verso la Croazia tir incolonnati per chilometri fra posti di blocco e interminabili deviazioni situazione molto difficile e poi eh, parlando eh, della guerra in Siria Assad contro l'Unione Europea il caos colpa vostra Mosca agli Stati Uniti, collaboriamo contro l'ISIS. Obama valuta la Francia pronta a raid aerei sul califfato. Ancora avanti, pagina 4. Diritti e polemiche: il ministro della Pubblica Istruzione Giannini scrive alle scuole: nessuna teoria gender. Il ministro chiarisce con una circolare che non c'è legame con la buona scuola, ma le associazioni pro-family attaccano: quest'anno ogni istituto sarà trincea. E poi svolta in Vaticano il Papa, la donna non è tentatrice ma benedizione contro il diavolo. Ancora avanti lo scontro politico a pagina 5, eh, disegno di legge sulle riforme, oggi l'approdo in aula. E poi a palazzo Madama Calderoli diffamò la Chiang, ma non c'è l'odio razziale. Palazzo Madama salva il senatore leghista e poi voto di scambio, si inaspriscono le pene, ma per il Movimento 5 Stelle non basta. La Federazione Nazionale della Stampa sulle intercettazioni dice diritto di cronaca in pericolo. E siamo a pagina 6 in aula il faccia a faccia fra vittima e carnefice e siamo a ehm, processo per il ragazzo sfigurato dall'acido a Milano. E poi mafia capitale a Roma, Gabrielli rivedere la soglia. Degli appalti alle COP, altre notizie di cronaca: Bologna compra un laser su Bancarelle, tre bimbi con danni agli occhi. Negli Stati Uniti, orologio fai da te, quattordicenne nei guai, sospeso da scuola nel timore di una bomba. Ma il presidente Obama lo chiama. Sono le 7 e 28 minuti, ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Siamo di nuovo in diretta per la seconda parte di mattino 6, siamo alle pagine regionali, partiamo dal centro, una vendemmia d'oro, abbiamo visto anche i titoli proprio dalla prima pagina. E il caldo da una mano, le cantine raccolgono i grappoli in anticipo per esaltarne la freschezza. Segnali positivi, dopo sei anni tollo aumenta il numero di litri e le bottiglie vendute e poi Valagro sconfigge i parassiti delle piante, salva le colture. Sviluppo l'Abruzzo fuori dagli incentivi, appello di Santilli, Union Camere e Pelino eh, di Forza Italia, la Regione faccia cambiare idea al governo Renzi. Eh, pagina 2 della cronaca abruzzese, il Consiglio cancella l'ostruzionismo in aula, Regione il subamendamento sui provvedimenti urgenti passa con 16 voti e va in seconda lettura. L'astenuto Mazzocca dice scelta di coscienza in alto, Trivelle, Summit in Molise sì delle marche al referendum e poi eh, si parla del, di tagli e di accorpamenti, una prefettura unica e tre sedi distaccate, il piano B contenuto nella risoluzione contro i tagli. Andiamo ancora avanti, eh, ancora Abruzzo, sia sì, i nuovi ospedali pronti, 371 milioni, a Lanciano Vasto, Avezzano, Sulmone e Giulianova si discute da tempo sui progetti, prevista la ristrutturazione a Penne. Lasciamo le pagine eh, di cronaca regionale dal centro, vediamo le pagine d'Abruzzo del eh, quotidiano Il Messaggero e poi inizieremo a vedere insieme anche le cronache eh, provinciali. Come detto, poi nell'ultima parte. Della nostra rassegna stampa. Spazio allo sport, soprattutto con la Serie D. Siamo alle pagine d'Abruzzo del Messaggero. Regione, la nuova ala dissidente, altri guai in maggioranza per una proposta di legge su chi soffre di disturbi di apprendimento. La firmano Di Matteo e Olivieri. Sclocco contrasta l'accordo con lo Stato, ma i due insistono. E poi politica dopo il diktat Renzi, corsa contro il tempo per il master plan. L'Aquila Tribunale, primo giorno da brivido, allarme bomba in minaccia di suicidio. Vediamo poi la seconda pagina, ma siamo già alla, alle cronache provinciali, dunque possiamo tornare nuovamente al centro, partendo da Pescara con la prima pagina del centro che riguarda la cronaca del capoluogo Adriatico. Una notizia che, eh, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni, la cronaca che arriva da Penne, il delitto proprio del... Eh, pensionato ottantenne ehm, trovato morto in casa domenica scorsa non sono io l'assassino del maresciallo l'arrestato si difende e dice era uscito solo per comprare le sigarette ma il gip lo lascia in carcere e dice ha agito con crudeltà l'accusa ha ucciso sotto l'effetto della cocaina trovati dai carabinieri pantaloni sporchi di sangue ed un guanto di lattice oggi gli esami del ris Vedete nella foto l'avvocato Paolo Marino, difensore di Mirko Giancaterino. Ieri ci sono stati anche i funerali, l'ultimo saluto per Gianmarino, chiesa gremita, lacrime e parole di affetto per l'anziano, l'appello del parroco al perdono, alla tolleranza e alla solidarietà. Ieri, come detto, interrogatorio in tribunale a Pescara di Mirko Giancaterino. Andiamo a vedere il servizio. L'arrivo è avvenuto pochi minuti prima delle 10. L'interrogatorio di Mirko Giancaterino, il 36enne accusato dell'omicidio dell'ex maresciallo dell'aeronautica militare Gabriele Giammarino, si è svolto in 21 minuti. L'uomo, accusato di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al suo arrivo Giancaterino è apparso visibilmente provato. A stento riusciva a stare in piedi, sorretto dalle forze dell'ordine. Al termine dell'audizione, davanti al Jeep Nicola Colantonio, il suo avvocato. Difensore Paolo Marino ha dichiarato: Si è avvalso della fattoria. Va a rispondere. Lei è riuscito a parlarci? Sì, sì, ci ho parlato. Lui si dichiara completamente estraneo. Alla vicenda verificheremo poi, con lo studio più dettagliato, degli atti gli elementi a carico del dell'Indagato. No intanto annuncia l'Avvocato Marino dopo aver analizzato gli elementi a carico si deciderà se depositare istanza davanti al Tribunale del Riesame. Prossimo appuntamento davanti al Tribunale di giudice? No, non c'è se non eh, nel caso in cui depositiamo istanza al Tribunale del Riesame. Intanto spunta un testimone che dice di aver riconosciuto Giancaterino mentre fuggiva dal palazzo dove si è consumato l'omicidio, testimonianza che si aggiunge alle immagini registrate dalla telecamera di una tabaccheria vicino al luogo dell'omicidio. L'abbigliamento che appare nei video è stato rinvenuto nella casa dell'accusato dai carabinieri della compagnia di Penne. Ancora cronaca, aggredisce i carabinieri è già libero, Pescarese arrestato subito scarcerato dopo l'incidente a Penne, se l'è presa anche con i medici e infermieri dell'ospedale. Poi ieri eh, a Pescara cerimonia per il valoroso di resta il ricordo del carabiniere ucciso 19 anni fa e poi eh, domani in provincia eh, ci sarà un convegno in cui si parlerà di sicurezza del territorio, incontro organizzato dal sindacato di polizia del COISP, trova un portafoglio e lo restituisce, il ragazzo di spoltore riconsegna 560 euro persi in via del circuito da un cardiologo e poi riapre via Benedetto Croce, finiti i lavori antiallagamenti e l'annuncio del sindaco, mercato, palestra e farmacia a Fontanelle. Proseguiamo, uh, pagina 15 del centro, centro latrina, scusate il gioco di parole, si parla eh, della eh, sporcizia. Eh, nel centro città risse Schiamazzi e Ubriachi sulle strade della Movida, eh, in questa pagina del centro eh, ci sono anche le foto eh, scattate proprio in alcune zone del centro cittadino, i residenti girano video di nascosto, inviano 300 firme di protesta al sindaco e poi difende una ragazza aggredito, cliente di un locale circondato e minacciato da un gruppo di Ubriachi. Proseguiamo, pagina 16. Siamo sempre a Pescara. Quel primario che vale oro, conteso tra Pescara e Teramo. Il caso di radiologia di Egidio, in aspettativa per sei mesi, vince il concorso nell'altra Asle, prende servizio all'Ospedale Civile, stop dei trattamenti sui pazienti affetti da gravi casi di ictus dirottati fuori provincia. Ancora cronaca eh, di Pescara, Pianeta Scuola: disabili in classe senza sostegno, le famiglie annunciano denunce. Alcuni genitori di studenti con handicap si sono rivolti all'associazione Carrozzine Determinate. Ferrante, presidente dice: "Mancano le aule, i trasporti sono insufficienti e ci sono casi di discontinuità didattica". E poi sorpresa, nell'aula niente banchi, al rossetti di via Raffaello studenti costretti a scrivere sulle ginocchia e al liceo Galilei si va in palestra con il bus nella sede di via Vespucci, chiuso un laboratorio di chimica, il nuovo preside dice presto andrà a regime. Ancora Pescara, a chiazza schiumosa in mare, l'Arta dice mucillagine, gli esiti delle analisi scongiurano l'ennesimo divieto di balneazione, il vice sindaco del vecchio dice faremo in modo che non si ripeta più, un'estate così. E poi l'Enoteca Binè, protagonista di Espoi, locali di Via Pepe, ritenuto modello esemplare tra i migliori wine bar italiani e poi presentato un ricorso d'urgenza, lista persone comuni, scurti dice non usi il nome eh, della lista. E poi si parla di ehm, fusione eh, di Camere di Commercio, eh, la Confcommercio dice bloccate la fusione, chieti Pescara. E siamo alla pagina di Montesilvano, basta discariche a cielo aperto, l'assessore all'Igiene Urbana annuncia sanzioni contro la Tradeco, troppe inadempienze contrattuali. Oggi consiglio a Montesilvano sui debiti, Anelli lascia l'Assemblea. Siamo ancora eh, alla cronaca di Pescare Province. La L'ACA interviene e ripara i guasti idrici dopo le proteste. Primi sopralluoghi tecnici in Via Reno e a Contrada Barco, sempre a Montesilvano. Cilli dice: Verificheremo la corretta esecuzione dei lavori in Via Rimini. Caseater denunciato un abusivo, e poi a Spoltore, asilo e scontro sulla consegna. Della sede, poi Pianella, Social Housing, nuove opportunità e tornando a Montesilvano, previsto per oggi il raduno di 400 ex agenti della Forestale. Andiamo ancora avanti, pagina. Di eh, Francavile dell'area metropolitana di Pescara, donna aggredita e rapinata in, centra, in centro. Due giovani le strappano dal polso un orologio prezioso mentre è a spasso con il cane in via Nettuno. E poi Mercatone 1 monta la rabbia di 40 addetti del eh, punto 20 di San Giovanni Teatino e poi a San Giovanni Teatino il cavallo della Camorra corso anche in Abruzzo e a Manopello eh, in corso la festa del cane. Pagina di Penne, Popoli e Alta Val Pescara, discarica dei veleni, acqua nella norma per il perito di parte. Ieri è ripreso il processo con le audizioni al Tribunale di Pescara nel processo Bussi Bis. Prossima udienza il 27 ottobre con gli esperti indicati dal PM. Andiamo a vedere il servizio di Alfredo Primante che fa il punto della situazione proprio sul processo ripreso ieri a Pescara. Non c'è stato alcun superamento dei limiti di contaminazione dell'acqua alla distribuzione e quanto affermato da Lino Prezioso, uno dei due periti della difesa, nell'ambito del processo con rito abbreviato denominato Bussi BIS, relativo alla mega discarica dei veleni scoperta nel 2007 a Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Il procedimento Bussi bisse uno stralcio del filone processuale principale e vede sotto accusa Giorgio D'Ambrosio, ex presidente dell'ATO, Bruno Catena, ex presidente dell'ACA, Bartolomeo Di Giovanni, direttore generale dell'ACA, Lorenzo Livello, direttore tecnico dell'ACA, Roberto Rongione, ex responsabile del servizio Sian dell'ASL di Pescara, tutti chiamati a rispondere del reato di distribuzione di acqua avvelenata. Questa mattina il GUP Maria Carla Sacco ha ascoltato soltanto Prezioso, esperto in materie chimiche, Mentre ha rinviato al 27 ottobre l'esame dell'altro perito della difesa, Gaetano Fara. C'è stata un'elencazione di dati da parte del dell'ingegnere prezioso che ha voluto dire che i dati eh, a disposizione gli elencati nel capo di imputazione sarebbero tutti eh, nelle, nella soglia, insomma al di, al di sotto della soglia e quindi non pericolosi per la salute eh, pubblica. Importante sarà il contraddittorio della prossima udienza perché. Beh, perché evidentemente verranno eh, portate a conoscenza del giudice anche le tesi dei consulenti della pubblica accusa, che sono di tutt'altro tenore. Il perito ha contestato la correttezza dei risultati forniti da alcuni laboratori privati, facendo riferimento alla metodologia in base alla quale gli esami vanno ripetuti molte volte per confinare il limite di incertezza al 25%. Il perito della difesa, infine, ha evidenziato anche una serie di discordanze sulle analisi compiute dall'ARTA, con riferimento ai pozzi 4 e 8. Le difese hanno condizionato il giudizio abbreviato all'audizione dei loro consulenti ed evidentemente una dinamica processuale presuppone il contraddittorio, è stato ammesso anche a prova contraria l'esame dei consulenti del PM, proprio perché comunque l'interesse è quello di avere la verità su un tema così delicato. Questo è il servizio di Alfredo Primante, Civitella Casa 9, ancora polemica sul caso della cagnetta Randaggia Bella, mentre ad Alanno nuova ambulanza per i volontari della misericordia. Siamo alla pagina di Chieti del centro, in Abruzzo è più facile rubare auto. Così i pugliesi commissionavano furti alla banda di romeni residenti in città nel Mirino veicoli di piccola cilindrata e Ducato. E poi a Lanciano, viaggio a barra aperta, esposto in procura, denunciata un'impresa funebre per il trasferimento fuori regione di un feretro non sigillato. Proseguiamo pagina dell'Aquila. Siamo in questo caso nella Marsica, ad Avezzano, cantante morta il mistero delle ferite, la procura apre l'inchiesta e dispone accertamenti la quarantenne trovata nella vasca da bagno. È, stata, è stato ascoltato il eh, marito e eh, c'è questa inchiesta aperta dalla procura avezzanese. Poi Celano riempie di botte moglie e figli, viene allontanato da casa all'Aquila, ricostruzione e assunzione per 86 accordo con Abruzzo Engineering. In tutto saranno 111 gli assunti per il disbrigo delle pratiche. E poi applausi al funerale del buttafuori ucciso delitto di Tagliacozzo, molti amici di Callegari dalla Marsica per partecipare alla cerimonia funebre, all'ultimo saluto a questo giovane. A Roma, dove si sono svolti i funerali, siamo alla pagina di Teramo del centro Tecnologia avanzata al Mazzini, Radioterapia al Top. Arriva la nuova macchina anticancro, aggiudicata la gara per sostituire il vecchio acceleratore lineare del 2001 con uno dei più moderni. Costerà più di 3 milioni. E poi che colpo, gratta e vince mezzo milione di euro a Pineto con un biglietto da 5 euro. E poi la vicenda, l'inchiesta sulla ragazza dilaniata, il povero corpo eh, dilaniato eh, lungo ehm, la corsia dell'autostrada A14. L'appello della procura, c'è un buco fra mezzanotte e mezza alle 5 del mattino. Chi ha visto qualcosa parli? Oggi ci sarà l'ultimo saluto a questa eh, ragazza morta ehm, pochi giorni fa. proprio in un, ehm, con il corpo dilaniato lungo la corsia dell'autostrada, ma eh, si era parlato inizialmente di suicidio e c'è invece questa inchiesta perché, come vediamo anche da questo titolo, la Procura vuole chiarire quello che è accaduto e ci sarebbe anche questo buco di diverse ore da ehm, esaminare. E siamo, alle pagine, siamo arrivati alle pagine dello Sport del Centro, torniamo al Messaggero, poi passeremo alla città di Teramo e apriremo la pagina dello sport. Messaggero, l'Aquila, nuovo tribunale tra feste e brividi. Vigili urbani piuttosto eh, clementi, nonostante la sosta selvaggia, finalmente si torna alla normalità dopo sei anni di sacrifici. E poi la storia: la ditta Non Mi Paga, operaio sale sulla gru e minaccia il suicidio. Tornando ehm, a vicende eh, che riguardano il tribunale, allarme bomba in corte d'appello, stanze evacuate. Ma era una bufala. E poi no alle trasferte e sciopero al CUP dell'Aquila. Seconda pagina. ISA dalla Regione ancora un nulla di fatto. Il Consiglio non decide sul rifinanziamento dell'istituzione sinfonica aquilana. Il tempo passa, lavoratori allo stremo senza soldi da sei mesi. La politica è ancora profondamente divisa sul possibile accordo. Sospiri dice che bisogna trovare un milione per le altre realtà in crisi e poi centrale biomasse, ancora un no dalla Commissione del Territorio. E l'evento? Una domenica fuori porta, gastronomia e cultura a braccetto. Fondo gamma, Cialente preoccupato, il sindaco dell'Aquila dice non capiamo cosa stia succedendo. 20 milioni fermi al palo. Siamo alla cronaca di Avezzano Sulmona, ben sei nel reparto soppresso. Record in 48 ore nel dipartimento di ostretricia e ginecologia che, secondo la regione, dovrà chiudere il prossimo 31 ottobre. Parliamo dell'ospedale di Sulmona. Berta Gambina della RSU-CGL torna ad accendere i riflettori sulla questione legata al punto nascita. Peligno. E poi a Vezzano la morte di Federica disposta all'autopsia, abbiamo visto questa notizia anche dal centro. E a Tagliacozzo si fa strada l'ipotesi del delitto preterintenzionale. Parliamo della morte dell'uccisione di Marco Callegari e siamo alle pagine di Pescara del messaggero task force permanente a difesa del mare Confcommercio commercio albergatori formo delle acque WWF incalzano Aca e Arta risposte negate vogliamo chiarezza e poi chiazza sospetta erano mucillagini il vice sindaco di Pescara del Vecchio dice faremo prevenzione e poi il recupero Wine Glass, le ipotesi Giardini del Museo Colonna o architettura, parliamo del famigerato calice di Toyoito e poi la provincia paga il premio di produttività settembre ricco per i dipendenti alle prese con il delicato piano di riorganizzazione e poi il comune mercato e farmacia per Fontanelle, quartiere che deve fare i conti spesso con problemi di microcriminalità. Ancora Pescara, Lady BMW al Capolinea, sconto per Barretta, 4 anni e 10 mesi in Cassazione, la Spy Story del Santone di Pesco Sansonesco, riconosciuto colpevole, prescrizione per la truffa, cala la pena. E poi, ieri, vedete nella foto il Pescara, Pescara Calcio eh, presentato in comune, eh, sì, allo stadio con 20.000 posti. E poi, innovazione, economia, medicina, fisica, ingegneria, 11 spin-off affrontano la sfida del mercato. E poi, eh, questa notizia che riguarda la cronaca, le buone azioni, trova un portafoglio e lo restituisce. Siamo a pagina 45, il presunto killer sceglie il silenzio. Ieri il Jeep Colantonio ha convalidato il fermo di Giancaterino, soggetto violento con spiccate capacità delinquenziali, ha detto il giudice. Il legale del 36enne Paolo Marino non è in condizione di rispondere a suo carico, solo una testimonianza non molto attendibile. E ieri l'ultimo saluto, commozione e sdegno funera ai funerali del maresciallo. A Montesilvano ieri è stato commemorato il carabiniere Marino di resta e poi a Penne fermato con un coltello in auto aggredisce medici e carabinieri, scene da far west a Penne dove un pescarese devasta pronto soccorso e caserma. Montesilvano, l'assessore Cilli accusa la Tradeco è inadempiente. Valutiamo sanzioni, dice l'assessore. E poi il chimico acqua di Bussi contaminazione nei limiti. Abbiamo parlato del processo Bussi Bisse nel servizio di Alfredo Primante. Siamo a Chieti, residenza per disabili, scuole e uffici statali, dentro la Berardi. E poi Cronaca, coltivatore di marijuana preso con 120 kg di piante. Le foglie crescevano nell'orto di casa in mezzo ai pomodori. Cucine Aslet, stipendi bassi e contratti a termine. In una lettera al direttore, i dipendenti della cooperativa dicono: paghiamo errori, non nostri. E poi Lanciano Vasto Ortona, dopo il fuoco, scoppiano le polemiche, le fiamme hanno lambito le abitazioni, i cittadini infuriati. Interventi tardivi e scarsa manutenzione delle strade, interrotta la circolazione per San Salvo. Quest'anno gli incendi hanno messo a dura prova il territorio. La denuncia del primo cittadino. Siamo a vasto, sempre a vasto. Scontro sul viadotto, motociclista in ospedale. A Ortona, a caos giunta, Marino accusa, serve un nuovo progetto. E a Lanciano, ter Terna minacciata, è stata aperta un'inchiesta. Restando nell'area Frentana, Automotive eh, rinviato, la FIM dice assurdo. Siamo alla pagina di Teramo, del messaggero, la protesta dei cittadini, rifiuti scaricati in comune, nel mirino l'agitazione dei dipendenti, ma anche il servizio per la differenziata. E poi crack terca, sultimate le repliche degli avvocati, l'inchiesta bimbo nato morto, per il perito si è trattato di cause naturali. Tornando a Teramo e alla politica... al... Alla... Questione traffico, sosta, selvaggia, riesplode l'emergenza. E poi il centro commerciale ora fa shopping, inaugurata una panineria in via Cappuccini a base di prodotti tipici locali. Pagina di Giulianova Roseto Valvibrada. Val Vibrata, scusate, alla media Bindi, sette pini da abbattere. Dopo i lavori nella succursale dell'Annunziata, una parte degli alberi non possono essere recuperati. Gli altri, sì. Ad Alba, chiesa di Santo Eufemia, parte la ristrutturazione. A Roseto, benessere a 360 gradi. Fine settimana di eventi. Poi Tortoreto, ragazza morta sulla 14 appello della Procura. Martinsicuro, arrestato imprenditore che nascondeva. Droga in casa, associazione Carabinieri, raduno a Giulianova. Siamo arrivati alle pagine dello sport e passiamo dunque alla città di Teramo per andare a vedere i titoli della prima pagina. L'autoporto arriva la Fiat, approvata la legge per convertire la cattedrale nel deserto a Castellalto. Questo è il titolo principale, vediamo anche le pagine interne della città. Abruzzo, risoluzione bipartisan per le prefetture, Mariani e Febo in prima linea contro le soppressioni indiscriminate. Proseguiamo, pagina 5, economia, seconda vita per l'autoporto di Castellalto. Abbiamo visto il titolo in prima pagina, la regione dal via libera al cambio di destinazione d'uso e alla realizzazione dell'opificio dell'indotto Fiat. Pagina 6, nelle telecamere, la verità sull'incendio in chiesa, escluso il cortocircuito elettrico, resta in piedi la pista dell'incidente o dell'atto vandalico. Parliamo della chiesa di Sant'Antonio. Multe in ZTL sono 30 richieste di annullamento, pochissimi gli invalidi e i residenti che hanno presentato ricorso per il comune e la prova del, della correttezza delle sanzioni. E poi imprese, eh, la CNA dice no alla doppia tassa sui rifiuti speciali. Pagina 8: Crumiri e precettati salvano la faccia della Teramo Ambiente. Adesione bassa anche nel secondo giorno di sciopero. La protesta va avanti col blocco degli straordinari. Commercianti infuriati per i ritardi sul corso. Il cantiere del restyling doveva partire entro l'estate. Cronoprogramma aggiornato forse al 4 ottobre. Politica ehm, e, e nel mirino, proprio a Teramo, per eh, questi lavori. Provincia, neonato morto, avviso di garanzia al ginecologo, il medico. Visitò la mamma del bimbo per poi indirizzarla a Pescara dicendole che ad altri non potevano fare nulla. E poi il caso: vigili urbani disponibili solo la mattina per i cittadini di Bellante. Proseguiamo pagina 11. Sicurezza sul lavoro. Made in NASA: interscambio culturale organizzato dall'azienda Faraone di Tortoreto. A Torano condanna per usura bancaria. Tutto si chiarirà in appello. Rammarico dell'istituto per i due anni inflitti all'ex vertice della Piceno. Truentina, poi Martinsicuro trovato in casa con 150 grammi di hashish imprenditore in manette, l'incidente sull'A14, la procura chiede aiuto ai cittadini. Proseguiamo, Giulianova Mosciano, via libera al nuovo ospedale di Giulianova, il nucleo di valutazione accoglie la proposta della regione a Giulianova, i balneatori, vedete a fondo pagina, fanno il bilancio della raccolta rifiuti. L'appello, gli squali chiedono aiuto ai rosetani, il presidente Daniele Cimorosi si rivolge ai cittadini e agli imprenditori per ricevere un sostegno economico. Parliamo della squadra di basket che parteciperà al prossimo campionato di Lega. Silver, siamo ad Atrida, curato di montagna, prete ducale della storica parrocchia di San Nicola e in arrivo Don Filippo Lanci, giovane, eclettico, parroco teramano, artista, fotografo, ceramista e appassionato di riti tradizionali e messa in latino, è stato protagonista anche di un film. Infine, pagina della cultura, l'OI, interno familiare di un'Italia lontana. Proseguiamo. Sottanelli contro il colosso Google deve pagare le tasse in Italia, pronta la digital tax, misura anti-evasione. Eh, nata da una proposta di scelta civica, vedete nella foto il parlamentare abruzzese e poi proseguiamo con eh, lo sport, ecco qui un altro pareggio per il San Nicolò parliamo del campionato di Serie D, ragazzi di mister Epifani non vanno oltre l'1-1 a Castelfidardo il Giulianova cade in casa contro l'Isernia allora andiamo a vedere subito il servizio sulla sconfitta casalinga dei giallorossi il Giulianova non riesce a ripetere l'ottima prova di domenica scorsa con il Matelica e, a cospetto della matricola Isernia, deve subire la seconda sconfitta stagionale dopo quella della giornata inaugurale in quel di Fano. Il primo turno infrasettimanale non ha portato fortuna ai giallorossi, apparsi nervosi, confusi e con poche idee. A cospetto di una formazione, quella Molisana, ordinata e soprattutto cinica nel riuscire a sfruttare le poche occasioni create. Parte convinto il Giulianova che, al sesto, convita al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Manca il bersaglio pieno. Gol mangiato, gol subito visto che alla decimo i molisani trovano al primo affondo a sorpresa il vantaggio grazie a Panico che approfitta di un errore dei difensori giallorossi mettendo la sfera alle spalle di Rossetti. I padroni di casa accusano il colpo anche se al 17 Ranieri in area molisana una buona opportunità sparando però alle stelle. I ragazzi di Francesco Giorgini oggi in tribuna per squalifica spingono soprattutto con la forza dei nervi e della disperazione e al 23 hanno una buona opportunità su punizione con De Iorio che però manca di un nulla il bersaglio pieno. Poi tanta buona volontà, ma idee confuse per Ferrante e compagni che proprio in extremis di primo tempo riescono a riacciuffare il pareggio grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di Pepe su Rossi. Si incarica della trasformazione dagli 11 metri Giampaolo, che si fa però ribattere la conclusione da Maggi. Panettella di Bari vede però troppi giocatori in area e fa ripetere il penalty con il numero 10 giallorosso Rosso che non sbaglia spiazzando l'estremo Molisano. La ripresa si apre così come il primo tempo con il gol dell'Isernia Griffato ancora. Da Panico che, sulla respinta di Rossetti, dopo un tiro cross di Simonetti di piatto mette in rete per il nuovo e decisivo vantaggio. Isernino la gara si scalda con il Giulianova che non trova gli spazi giusti e i Molisani che controllano senza problemi. Al 32esimo, la formazione Bianca Azzurra resta in 10 a causa di un fallo di Rega su Giampaolo che era già a terra. L'arbitro barese vede tutto ed estrae il rosso diretto per l'attaccante ospite che deve così rientrare anzitempo negli spogliatoi. Il finale vede il prevedibile arrembalo. Confuso della formazione giallorossa, ma le idee sono davvero poche. E al 38esimo c'è l'unica emozione con vita che prende la mira dalla distanza, trovando però la risposta di Maggi. Qualcuno non ha recuperato la fatica di domenica, un po' il caldo. Un po' oggi non ci siamo espresse. Se andiamo a vedere, nessun reparto è stato lucido come domenica, diciamo. Eh, purtroppo, avendo una squadra giovane, queste. Puoi incappare in queste situazioni qua nell'arco di un campionato, quindi è successo oggi purtroppo, è un peccato. Sconfitta che brucia anche perché è arrivata in casa e contro una diretta concorrente. Bravo, ma soprattutto per quello. Era importante oggi non, non perdere una diretta concorrente perché noi, ecco, il nostro obiettivo è quello della salvezza, penso che come l'Isernia penso che sia l'obiettivo uguale, quindi è doppiamente che brucia. Gli altri servizi relativi alle partite delle Abruzzesi eh, li eh, vedremo nel corso della prima edizione del TG6, brevemente le pagine dello sport, il centro Cocco Bari, conto aperto, stavolta gioco e segno, parla l'attaccante del Pescara la vigilia della gara del San Nicola, poi Virtus deferita, IVA pagata in ritardo, il lanciano rischia il meno uno, Mancini... Gela Coletta, non vendiamo nemmeno, ci sono state offerte, dice il eh, vicepresidente dell'Aquila. Poi le pagine dedicate proprio alla serie D: Chieti, Fermana, Chieti 2 a 1, Castelfidardo, San Nicola 1 a 1, Matelica, Amiternina. Eh, gara a suon di gol terminata 3-3, a -3. poi la sconfitta casalinga del Giulianova e la vittoria per 4-3 a dell'Avezzano con l'Agnonese. Chiudiamo con eh, lo sport del messaggero Fiorillo, il Bari nel destino, parla il portiere del Pescara la vigilia della gara in terra pugliese. Teramo per l'attacco, l'obiettivo è le noci, l'Aquila che sorpresa, il Baby Sanni e poi Lanciano Crecco, ora sono pronto. E poi i servizi sulle partite di eh, serie D. Vi abbiamo detto dei risultati delle formazioni abruzzesi nel turno infrasettimanale di ieri. È davvero tutto per mattino 6, grazie come sempre per averci seguito. Vi ricordo il primo appuntamento eh, del Tg6, come sempre oggi alle ore 14. Buona giornata.